Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo di nuovo su UFC 25 per continuare la nostra carriera portiere con la Juventus. Nello scorso episodio abbiamo disputato ovviamente tre partite, in particolare abbiamo, se ci riesco, vinto 1-0 col Genoa in campionato, perso 1-0 con l'Ipsia in Champions League, questo è un grandissimo peccato, e pareggiato 0-0 col Cagliari, sempre in campionato. Nell'episodio odierno andremo a fare il nostro esordio con la maglia della nazionale italiana, in quanto andremo a giocare la partita con l'Olanda, subentrando a Gianluigi Donnarumma, la partita col Qatar, non so se riusciremo a essere titolari, ma sicuramente ci proveremo, e sicuramente anche la partita con la Lazio. In base poi alla durata del video, potremo valutare anche se fare la partita di Champions con lo Stoccarda, ma vedremo solamente strada facendo. Intanto siamo stati eletti nella squadra della settimana della Serie A, all'interno della quale vedo tra l'altro tanti giocatori della Juventus, perché ci siamo noi, Danilo Fagioli, Nico Gonzalez e Milik, quindi sicuramente un'ottima Juve in questo momento, ma noi adesso dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla partita con l'Olanda. Subentreremo all'ottantesimo minuto a Gigio Donnarumma e sarà quindi fondamentale dare il massimo, perché dobbiamo provare a portarci a casa una maglia titolare anche nella nazionale. Siamo subito pronti per andare in partita, io non vi rubo ulteriore tempo, ma prima ragazzi però devo invitarvi a iscrivervi al canale per non perdervi nessuno dei nuovi contenuti che arriveranno qua su UFC 25. Mi raccomando ragazzuoli, questa carriera è cominciata da poco, ma siamo già arrivati ad un altissimo livello e quindi il resto possiamo dire che è tutto in discesa, ma anche in salita ovviamente, perché ancora siamo solamente all'inizio. Quindi mi raccomando, iscrivetevi per non perdervi nessun episodio, se vi va lasciate anche un bel mi piace che sicuramente supporterà questo video, e se volete lasciare un commento qua sotto è sempre ben accetto. Non vi rubo ulteriore tempo, esordiamo in nazionale. Eccoci qua, attenzione signore e signori, esce il numero 12, anzi esce il numero 1 Gianluigi Donnarumma, entra il numero 12 Andreas Binda. Purtroppo qua non abbiamo la maglietta numero 1, ma ci sta. Comincia subito tutto con un calcio d'angolo per l'Italia, che vediamo se riuscirà a portare qualcosa. Attenzione, Mancini prova subito ad andare in avanti con il portiere però dell'Olanda che para, e allora questo è il nostro inizio. Partiamo con una valutazione di 4,5, dai. Attenzione a Bergwijn che porta subito in avanti l'Olanda. De Jong prova subito il tiro, noi ci buttiamo, ma in realtà la palla era fuori dallo specchio della porta, quindi primo rinvio con la maglia della nazionale. Mi domando per quale motivo cominciamo da 4,5 di valutazione, adesso siamo saliti a 4,9, però mi sembra difficile riuscire a salire troppissimo di valutazione, anche e soprattutto considerando che giochiamo tipo 10 minuti. Zaccagni, attenzione a Zaccagni, che prova a portare in avanti l'Italia. La palla è per Barella che la gioca subito su Raspadori. Raspadori potrebbe ridarla a Barella, infatti così fa. Barella per Brunori, adesso Brunori il tiro! E Olli, Olgei, non so come si pronunci il nome del portiere dell'Olanda, riesce a parare, seconda parata per lui in pochi minuti. Brunori, attenzione a lui, che prova a portare in avanti l'Italia, la gioca adesso su Zaccagni, che cerca uno spazio, in realtà lo vedrebbe, ma decide di tornare indietro da Mancini, che la restituisce sempre a Zaccagni. Proviamo a sfondare le difese dell'Olanda, che però sono veramente ben disposte in questo momento, ben dispiegate. Barella porta in avanti l'azione adesso. Barella, la palla è per Brunori, uno contro uno col portiere! E la mette dentro! Brunori, subito andiamo a vedere il replay del gol! Boom, 2-0 dell'Italia in questa amichevole internazionale. Bellissima l'azione dell'Italia che è riuscita ad andare avanti e a insediarsi nelle difese olandesi, e siamo riusciti a raddoppiare il nostro vantaggio. Bene così. Attenzione a Zaccagni che la gioca su Brunori, probabilmente per quella che potrebbe essere l'ultima azione. Berardi adesso, il controllo per Barella, poi vediamo se riusciremo a creare qualcosa. Berardi ancora in avanti, la gioca di nuovo su Raspadori. Raspadori per Brunori che prova il tiro da lontano, e Oli ancora, una grandissima parata del portiere olandese. Andiamo a vedere questo calcio d'angolo, probabile ultima azione. Frimpong spazza via, ma la palla rimane ancora lì, c'è la Mancini in questo momento. Di Marco per Barella, Barella prova il tiro, niente da fare, possesso dell'Olanda, ma credo che la partita sarà finita veramente tra poco, e spero almeno, perché tanto abbiamo già sforato il tempo di recupero. Reinders finisce così, perfetto, con un pochino, un attimino di suspense. L'Italia vince 2-0 questa partita, in realtà
Noi abbiamo preso tipo 5.5 di valutazione, forse anche meno, ma non abbiamo letteralmente toccato un pallone perché non ci è arrivato niente. Partire da 4.5 mi sembrava un pochino too much, però comunque siamo almeno riusciti a mantenere la porta inviolata e questa è già una vittoria, molto bene. Ovviamente si era bloccata la scheda di acquisizione, tra l'altro vedo che abbiamo perso anche un po' di punti per... In realtà non so quale motivo, visto che tanto meglio di così non potevamo fare, mi dice anche prestazione opaca, io non so di cosa, quindi andrò a respingere le critiche perché non abbiamo in realtà giocato male in alcun modo. Adesso però siamo pronti per la prossima partita contro il Qatar, c'è un messaggio della gente che dice, vabbè, dice che dobbiamo affrontare problemi che però secondo me non ci sono stati. Noi comunque siamo pronti, adesso c'è la partita col Qatar. Ok ragazzi, eccoci qua, come vedete è passato un pochino di tempo dall'ultima clip, ma comunque siamo prontissimi per giocare contro il Qatar. Non saremo titolari, infatti probabilmente subentreremo a Gigi Donnarumma, stavolta però al 55esimo. E considerando che la scorsa partita, pur essendo durata solamente 10 minuti nel gioco, in realtà era durata parecchio, perché mi sa che il tempo era stato un pochino dilazionato, nel senso che io ho messo i tempi a 3 minuti e effettivamente abbiamo giocato 3 minuti, quelli che però in realtà erano 10, di solito noi 3 minuti ne giochiamo 45. Non so se si è capito quello che intendevo, spero di sì. Quindi comunque presumibilmente ci andremo a giocare 3 minuti anche in questa partita. Per il momento non siamo riusciti a incidere più di troppo nelle dinamiche della nazionale italiana, ma l'obiettivo è quello di dimostrare che ci meritiamo un'ulteriore chiamata, quindi non perdiamo ulteriore tempo e subentriamo in Qatar Italia. Eccoci qua, i tifosi saltano, esultano, sono tutti troppo contenti di vedere Andrea Sbinda che entra in campo, signore e signori. Battiamo la mano a Gigione Donnarumma e cominciamo adesso la nostra partita. Partiamo da 4.8 di valutazione, l'obiettivo è arrivare a 6.5. Attualmente abbiamo noi il possesso 0-0, quindi bisogna stare molto attenti. Attenzione subito al Qatar con Almoez, un nome che già conosciamo, Yusuf Sbinda. Subito così, appena entrati ci arriva subito un tiro che riusciamo però a deviare. Chiesa prova a portare in avanti l'Italia, la palla è per Berardi, di nuovo per Chiesa che va l'uno contro uno con Boudiaf ma riesce a mantenere la palla, rovella per Chiesa di nuovo, si ferma, riflette un attimo sul senso della vita e poi la gioca Zaccagni. Zaccagni prova il tiro dalla distanza, il portiere Barsham mi pare fosse del Qatar respinge. Zaccagni, bello qua il cross per Spinazzola, viene chiamato un fuorigioco che prevedentemente non c'è. Spinazzola il tiro e Barsham si oppone, altra bella parata da parte del portiere del Qatar. Per il momento il Qatar non è stato quasi mai pericoloso con noi. Noi stiamo costruendo ma non riusciamo ad affondare. Almoez, attenzione, in avanti sì, l'Egitto, certo, in avanti il Qatar. Molto pericoloso attualmente, mi si è spento il monitor. Perché mi si spegne il monitor? Perché si spegne il monitor? Attenzione ad Ali, la pariamo noi con un milione di problemi per il monitor. Mamma mia, non so perché mi si spegne ogni tanto, ma è un problema che ho da tempo. Probabilmente la mia scheda di acquisizione sta battendo gli ultimi respiri. Il problema è che deve un attimino cercare di farne altri, perché qua i soldi per cambiarla mancano. Finisce così, Qatar Italia 0-0. E in realtà probabilmente mi sa che noi abbiamo l'ennesima valutazione negativa, anche se non dipende da noi, perché ci sono arrivati due tiri e due tiri abbiamo preso, anche se con mille difficoltà dovute alla scheda di acquisizione. Ma a parte questo tutto a posto, 0-0, almeno non abbiamo perso, questa è sicuramente una roba positiva, poi comunque sono solamente delle amichevoli, quindi hanno un'importanza insomma relativa. Ecco qua, riusciamo a completare due obiettivi, ma non tutti, diciamo che comunque potremmo essere considerati come dei buoni secondi portieri. Però per il momento torniamo alla Juventus, scopriremo la volontà di Spalletti solamente tra poco tempo. Qua dobbiamo scegliere che attività fare per Halloween. Io farei una festa di Halloween di beneficenza che ha un prezzo medio e ci dà punti trascinatore e punti generoso, e quindi io direi che va bene così. La Gazzetta dello Sport: Sbinda visitò la scuola di mio fratello, nella confusione non ho fatto in tempo nemmeno a scattargli una foto, qualcuno ci è riuscito, scrivetemi in privato. Il fatto è che lo dice la Gazzetta dello Sport. Quindi al giornalista La Gazzetta che voleva una mia foto, ciao frate. La sfida tra Juventus e Real Madrid termina 1-1. Ma la Juve, con Real, quando ci ha giocato? Allora,
Ci sono un po' di incertezze su questo FIFA, ma lo sapevamo già, ci andiamo subito ad allenare, non è vero, non possiamo farlo, evidentemente ci eravamo già allenati prima. Juventus-Lazio, la Lazio è attualmente seconda in classifica, noi siamo quarti, l'importante però sarà riuscire a offrire una buona prestazione. Siamo ovviamente titolari, difesa Baldé, Danilo, Bremer, Cambiaso, centrocampo con Weah, Fagioli, Locatelli e Conceição, trequartista Anghelé, prima punta, Ileni, Kena, quindi una coppia di trequartiste prima punta un po' esotica. Non gioca Milik, presumibilmente lo stiamo preservando per la partita di Champions con lo Stoccarda. Noi intanto però andiamo in partita. Eccoli qua i tifosi della Juventus all'Allianz Stadium, sono carichi per cominciare, i giocatori della Juve sono tutti in cerchio perché sono coscienti del fatto che servono i tre punti per essere il più vicino possibile alla prima posizione, perché questo è uno scontro diretto importantissimo. E allora ragazzi, attenzione, sta per cominciare Juve-Lazio. Comincia adesso la partita, speriamo di far bene. Zaccagni, attenzione, porta in avanti la palla, Zaccagni per Castellanos, Castellanos, Castellanos! Lo sbinadero nazionale si oppone e manteniamo la parità. Prima occasione per la Lazio. Rovella, la palla è per Akpakpro, che la gioca adesso su Isaksen. Isaksen, bella la palla qua per Castellanos! Che uno contro uno con noi fa un errore clamoroso e noi non ci saremmo mai arrivati. La voglio rivedere, mamma mia, che errore brutto di Castellanos. La giochiamo su Danilo, ma mi sono veramente preso un grande spavento. Castellanos, attenzione, è mezzo da solo. Bisogna stare molto attenti qua, ragazzi. Castellanos sbinda di nuovo con la manona. Con la manona santa. Riusciamo a impedire ancora una volta a Castellanos di segnare. Però tocca che la Juve si sveglia, perché non abbiamo costruito niente. Non abbiamo costruito veramente niente. 0-0. Ma in realtà è un miracolo ed è grazie a noi se la partita è ancora in parità, perché questa Juve non sta costruendo, non sta giocando affatto bene. Quindi è obbligatorio fare qualcosina di più, ragazzi. Conceição scarica su Cambiaso sulla destra. Andrea Cambiaso la gioca di nuovo per Conceição, bella questa intuizione. Nuno Tavares prova a fare un intervento che però fallisce. Conceição allora indietro per Cambiaso. Cambiaso, vediamo, c'è uno spazio qua per Ileni Kena che prova il tiro. Akpak Pro devia. Primo guizzo offensivo della Juve. Danilo scarica su Conceição. Conceição adesso prova ancora ad andare in avanti vicino alla linea del corner. Conceição non vede nessuno, c'è adesso Ileni Kena. Ileni Kena prova ad andare al centro, la palla è per Anghelé che però la passa a Provedel. La palla viene scaricata su Baldé, che la restituisce ad Anghelé. Attenzione, azione abbastanza lenta della Juventus, ma che potrebbe portare risultati. Con Conceição, la palla adesso è per Cambiaso, si velocizza il tutto. Cambiaso, il numero 27, la gioca su Anghelé. No, su Conceição di nuovo, scusatemi ragazzi, è che Anghelé è onnipresente. Stavolta Conceição tira, Provedel para. Però ci stiamo svegliando. Fagioli prova ad andare in avanti, prova a portare avanti palla. La gioca adesso su Timothy Weah. Juventus che continua ad andare avanti negli ultimi minuti di gioco. Attenzione, Timothy Weah. Weah trova uno spazietto al centro per Douglas Luiz, che gliela restituisce. Gioca con calma la Juventus. Weah per Ileni Kena. Ileni Kena che potrebbe rischiare di andare all'uno contro due, quindi scarica indietro su Douglas Luiz. Douglas Luiz di nuovo si rigira. Douglas Luiz deve tirare! Provedel! Miracolo! Miracolo di Ivan Provedel! E adesso ragazzi c'è lui. No, perché ci sono io? Perché ci sono io di nuovo? No, 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 vai via, vai via, vai via, vai via. Locatelli, Ricardo Rodriguez, credo fosse, porta via la palla, spazza via il pallone, finisce 0-0. Che brivido alla fine con io che sono andato al super, perché io tengo premuto L1, che è quello per tenere la posizione. Quando ci sono i calci d'angolo mi riporta nell'area avversaria, non so perché, un po' buggatino questo gioco. Però comunque ragazzi, c'è da dire che quantomeno non abbiamo preso gol, abbiamo fatto un'ottima prestazione noi individualmente. Peccato però che la Juve non segna. Abbiamo bisogno di una punta e di un trequartista più forte, con tutto il rispetto per i due ragazzi che abbiamo ora. Però ci manca quella cosa. Comunque noi siamo ovviamente ultra titolari, ma fino a qua grandi dubbi non ce n'erano. E dai ragazzi, la partita con lo Stoccarda ce la facciamo. Sarà una tortura editare sto video, ma lo faccio per voi. Pronti per la partita contro lo Stoccarda con la formazione titolarissima, con Baldé, Pavard, Bremer e Cambiaso, Nico Gonzalez, Fagioli, Locatelli e Conceição, Douglas Luiz e Milik. Siamo pronti per andare, questa ragazzi è importante vincerla perché siamo in Champions e per ora non è che sia andata troppo bene. Siamo ancora allo stadium, siamo ancora a casa nostra e questa ragazzi è veramente importante vincerla. Giochiamo con tutti i giocatori migliori della rosa, abbiamo Milik. È ripartito di nuovo la clip, non so perché. Abbiamo Pavard che di fatto sta giocando solamente in Champions.
Eccoci qua in campo, signore e signori. Comincia adesso Juventus-Stoccarda con la palla per gli ospiti. Millo, attenzione per un Dav che prova subito il tiro, traversa. Ah, me lo dici così? Ha tirato da casa sua, io mi sono buttato, ha preso la traversa. Così, vabbè, se questo è l'inizio della partita, Fagioli subito in avanti la Juventus. Fagioli per Milik, bello qua Milik, che però è lentissimo. Milik! Non serve la velocità, serve il piede, serve il talento. E Milik ste cose le ha entrambi. Arkadiusz Milik, il goleador di questa Juventus, ci porta subito in vantaggio dopo lo spavento della traversa dello Stoccarda. 1-0 per noi. Demirovic, la palla è per Rieder. Rieder di nuovo per Demirovic, prova ad andare in avanti lo Stoccarda. Attenzione adesso a Undav. Undav, passaggio alto per Rieder di nuovo. Gioca benissimo lo Stoccarda, Demirovic. Si avvicina tantissimo la squadra tedesca alla nostra porta. Demirovic, attenzione ancora per Undav. Arriva Vagnoman. Pavard mi salva, ma non è finita. Attenzione, Rieder ancora. Vagnoman di nuovo, il Locatelli. Porta via il pallone, ma lì mi ha salvato Pavard. Vagnoman, attenzione. Prova a portare in avanti lo Stoccarda. Una scivolata lì abbastanza imbarazzante il giocatore della Juventus. Millo, attenzione a lui. Che la gioca qui! Su, non ho notato chi fosse, non ho letto il nome, ma noi abbiamo fatto un intervento provvidenziale. Mamma mia, che interventino con le manone, 57 millesimi di secondo di tempo di reazione. No, non millesimi, scusatemi, centesimi di secondo. Tantissima roba, attenzione adesso però al calcio d'angolo, Milik. La palla è ancora lì, spazzate, Stiller. Spazzate, finisce il primo tempo. Mamma mia, lì Milik mi ha salvato di nuovo. Ma per fortuna in realtà, perché era esattamente dove era lui, quindi è stato al posto giusto nel momento giusto. È cominciata bene la partita, più o meno, perché comunque abbiamo già segnato. Ma lo Stoccarda è stato tanto pericoloso, quindi dobbiamo fare molta attenzione, perché dobbiamo fare almeno un altro gol per stare tranquilli. Comincia adesso il secondo tempo. Milik prova a portare in avanti la Juve per quella potrebbe essere una delle ultime azioni. Con Seisao, attenzione al numero 7. Con Seisao, vediamo cosa riesce a fare. Va all'uno contro uno addirittura, quasi fosse solamente uno, in realtà è pieno di uomini dello Stoccarda. Milik ancora, fa la stessa identica cosa, perde palla, ma in teoria finisce qui. 1-0 Juve, vinciamo una partita importanti. No, si è bloccata al 48esimo. Immaginate accorgersi alla fine del video che la mia beatissima scheda di acquisizione si era bloccata. E quindi sì, praticamente ha dato premi tutto il video. Da editare sarà un disastro, da vedere forse anche peggio, ragazzi, vi chiedo scusa. Ma purtroppo questo è quello che abbiamo in questo momento. Comunque, almeno questa l'abbiamo vinta ed è importante, credo sia la prima vittoria che abbiamo fatto in Champions League. In classifica la prossima sarà contro l'Inter prima, e noi siamo attualmente a meno 4 da loro. Più che altro ci manca ancora la capacità di fare gol, perché abbiamo veramente bisogno di prenderci qualche punto in più grazie alle vittorie. Abbiamo pareggiato fin troppo, credo siamo la squadra con più pareggi a pari merito col Cagliari e con il Como, e il resto sono tutte a meno pareggi di noi. Però ancora non abbiamo mai perso, ora che l'ho detto, contro l'Inter ne prenderemo 12, ma lo scopriremo nel prossimo episodio. Nel mentre che la Gazzetta ci fa un articolo con una foto veramente bellissima, non vi rubo ulteriore tempo, vi ringrazio per la visione di questo video e vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, ragazzi, per supportarmi, perché non vi costa niente, mi date una grandissima mano. Lasciate anche un bel mi piace, un commentino a questo video, che è assolutamente utilissimo. Non vi rubo ulteriore tempo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.